Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Come se fosse facile, la nostra finestra settimanale di approfondimento sul mondo del sociale. E questa settimana affrontiamo il sociale da un punto di vista un po' inedito. Parliamo infatti di numeri e di matematica, o almeno questo è un aspetto dell'argomento che affrontiamo questa sera. Partiamo proprio da alcuni dati. La probabilità di fare 6 al Superenalotto è 1 oltre 600 milioni, quella di morire per la caduta di un meteorite sulla Terra 1 su 150.000. Eppure, giustamente, le persone sono poco turbate dalle meteorite, ma sono invece convinte, spesso spinte a giocare con l'aspettativa, l'attrattiva di poter sbancare e vincere la lotteria. Ed è proprio la matematica quindi che ci aiuta a rimettere in prospettiva questi numeri, queste probabilità e capire che il gioco d'azzardo, insomma, non è così vicino ai nostri desideri come in realtà speriamo. Perché questo è parte del nostro argomento? Perché proprio questa settimana al Comune di Rimini è stato presentato il progetto Quando il gioco non è un gioco, un percorso realizzato nell'ambito del piano locale contro il gioco d'azzardo promosso dal distretto sociosanitario di Rimini, che ha visto la partecipazione appunto dell'unità ospedaliera dipendenze patologiche dell'azienda ASL Romagna del Comune di Rimini in sinergia con la rete GAP di Rimini, composta da diverse realtà del mondo sociale riminese con capofila la comunità Papa Giovanni XXIII. Il servizio che ci guardiamo questa sera ci racconta proprio delle attività che questo percorso mette in campo e poi si concentra su uno spettacolo che è stato portato a Rimini proprio in questa settimana e che faceva parte delle attività di questo percorso. Uno spettacolo organizzato dal gruppo piemontese Taxi 1729, un gruppo di matematici e scienziati che svela i trucchi dietro al gioco d'azzardo e appunto, come abbiamo visto all'inizio, mette in fila i numeri per farci rendere davvero conto che il gioco d'azzardo non è così conveniente come ci sembra, nonostante le attrattive psicologiche che spesso ci spingono a giocare. Quindi adesso ci guardiamo questo servizio che ci racconta l'attività, vedremo alcuni spezzoni dello spettacolo e poi torniamo qui in studio. Slot machine, gratta e vinci, scommesse, azzardo, quando il gioco diventa una dipendenza capace di gettare una famiglia sul lastrico. È sottile il confine che separa il passatempo, piacevole, l'amore per il rischio, il gusto di scoprire di aver indovinato la risposta giusta, con l'atteggiamento compulsivo che non fa staccare dal gioco, cercando inutilmente di rincorrere e recuperare i soldi già investiti e ormai persi. La dipendenza da gioco d'azzardo è un problema di cui si parla poco, ma con numeri che crescono per l'aumento dell'offerta del gioco e che hanno avuto una robusta impennata dopo gli anni della crisi e della pandemia. È proprio per questo che nasce Quando il gioco non è un gioco, il nuovo percorso realizzato nell'ambito del piano locale contro il gioco d'azzardo promosso dal distretto sociosanitario di Rimini allo scopo di realizzare azioni di informazione, prevenzione e intervento destinate ad una vasta platea di persone. Da uno sportello ad hoc dove i giocatori possono rivolgersi per ricevere supporto psicologico e di carattere legale, passando agli incontri nelle scuole. Un insieme di attività trasversali svolte sotto la regia dell'unità operativa dipendenze patologiche dell'azienda ASL della Romagna e del Comune di Rimini, in sinergia con la rete GAP composta dalla comunità Papa Giovanni XXIII, che ne è il capofila, Mille Piedi, Centofiori, Alcantara, Parkinson in Rete e il Gesto. Proposte che hanno come filo rosso quello di combattere le dipendenze da gioco e stabilire le condizioni favorevoli per prevenire gli effetti negativi sui disturbi correlati al fenomeno.
Lo stile principale, quello che abbiamo cercato di mettere proprio come base, è quello di lavorare insieme. Cioè, quindi questa è una rete reale, un gruppo di associazioni e di cooperative del territorio che lavorano veramente insieme. Abbiamo costituito un'equipe e ognuno cerca di mettere il meglio che ha. La cosa importante è che poi cerchiamo anche di fare nuove iniziative insieme, cioè quindi camminando capiamo anche cose nuove che possiamo fare. L'ultimo evento, quello che abbiamo fatto al Ponte Marecchia, no? al Parco Marecchia, è stato proprio anche quello di poter avere uno stand dove far giocare i bambini e le famiglie e poi diffondere anche alcuni elementi sul gioco d'azzardo. Questo è un problema, è una problematica che può toccare tutte le fasce d'età, potremmo dire, quasi dai bambini che vengono anche un po' allenati, abituati attraverso certe modalità nei videogiochi, nelle sale da gioco eccetera, fino ad arrivare poi a una fascia di persone anche molto anziane che spesso e volentieri anche dopo la pensione si trovano ad avere più tempo, ad avere anche delle situazioni in cui si mettono più facilmente anche a giocare. Quindi abbiamo proprio, le ricerche dicono questo, è una delle problematiche sulle dipendenze forse con il più ampio range di fascia d'età. Nel 2017, quindi in periodo pre-pandemico, nel solo comune di Rimini la spesa pro capite in gioco d'azzardo corrispondeva a 1.798 euro, un dato che collocava la città al 557esimo posto su 7.954 comuni italiani nella classifica generale per spesa pro capite. Considerando le città delle stesse dimensioni, sempre nella stessa classifica, Rimini risulta al posto numero 27 su 130 comuni fra i 50.000 e i 200.000 residenti. Da un'elaborazione della regione, in Emilia-Romagna nel 2021 sono state complessivamente oltre 31.000 le persone assistite dai servizi per le dipendenze patologiche delle aziende USL, 1.139 delle quali per problemi collegati al gioco d'azzardo, il 3,7% del totale degli assistiti. Purtroppo rispetto a questo è un problema che c'è in tutte le dipendenze patologiche, e cioè arrivano ai servizi solo la punta dell'iceberg, ma per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico questa cosa è ancora più vera, nel senso che il rapporto non è di una 5 o una 10 ma è di una 50 o una 100. Sappiamo dalle statistiche che circa un minorenne su 5, prima di raggiungere la maggiore età, ha già sperimentato il gioco d'azzardo. Questo significa che si è esposto al rischio di perdere il controllo, perché quella è una fascia d'età dove la capacità cognitiva di riuscire a gestire impulsi e compulsioni nei confronti del gioco, come di tutti i comportamenti di dipendenza, è molto più scarso. Peraltro, esattamente come l'alcol, è una cosa illegale. Un elemento, una variabile è la variabile sociale, cioè gioca chi ha più problemi economici, perché in qualche modo la fantasia è quella di poter uscire dai problemi economici facendo delle grandi vincite. Quindi lo stato socioculturale è un elemento fondamentale. Poi c'è la variabile psichica, e quindi tutte le persone che hanno sofferenze che possono andare dall'aspetto della depressione ai conflitti interpersonali, alle crisi familiari o di coppia, dove il gioco rappresenta di fatto un anestetico che permette di non pensare e passare un momento, diciamo così, al di fuori della propria vita normale. Fra le numerose iniziative del progetto è stato portato a Rimini lo spettacolo Fate il nostro gioco della compagnia Taxi 1729, un live talk che affronta in modo originale e coinvolgente la matematica nascosta dietro il gioco d'azzardo. Osservando il gioco attraverso la lente dei numeri e delle probabilità si può smascherare il trucco, nonostante il tentativo, come fanno i migliori prestigiatori, di tenerlo gelosamente nascosto. E il trucco è che il banco vince sempre. Il gioco d'azzardo in realtà ha fatto nascere il calcolo delle probabilità, cioè noi matematici abbiamo dato vita a un nuovo settore della matematica grazie al gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo nasce appunto grazie al ruolo dei matematici che, lavorando sulle regole matematiche, inventano il gioco d'azzardo, e quindi abbiamo pensato che il gioco d'azzardo potesse essere un ottimo strumento per fare matematica e farlo in modo un po' alternativo, un po' inusuale, un po' diverso dal solito. Crediamo sia molto importante fare informazione sul gioco d'azzardo, e crediamo che così facendo, insomma, magari si possa limitare il fenomeno. Il nostro intervento non serve per le persone che giocano già tantissimo, allora a quel punto gli aspetti razionali
insomma, non si può lavorare su quello, bisogna lavorare su altro, ma quando uno è all'inizio della fase di gioco, allora sviluppare, rinforzare questi aspetti può essere molto utile. I meccanismi con cui si tiene incollato un giocatore al gioco d'azzardo sono molteplici. Uno di quelli più comuni è quello delle cosiddette quasi vincite, cioè il giocatore quando perde, perde spesso per poco, è andato vicino a vincere. Questo meccanismo ci porta a continuare a vincere anche quando si perde. Un altro meccanismo contrario, se vogliamo, è quello delle piccole vincite. Quando uno vince, molto spesso vince poco. Quei pochi soldi non servono a cambiarti la vita, ma servono a dirti stai andando nella buona direzione, nella direzione giusta. Quindi continua così che prima o poi arriverà la grande vincita. Ovviamente non è vero, ma funzionano molto bene. Sono ormai 14 anni che lavoriamo su questo settore. I cambiamenti ce ne sono stati tantissimi, sono stati soprattutto nell'offerta di gioco d'azzardo. Non c'è mai stata così tanta offerta. Quando abbiamo iniziato nel 2009 eravamo al massimo della vendita di gioco d'azzardo in Italia. In Italia si spendevano circa 50-60 miliardi all'anno in gioco d'azzardo. Bene, adesso siamo arrivati a oltre al doppio, più di 120-130 miliardi. Quindi abbiamo visto un cambiamento in quel senso. Se ne parla ultimamente molto di meno, ma si gioca molto di più e si gioca in modo molto diverso. Si gioca molto spesso online. Nel 2021-2022 sono stati i primi anni in cui il gioco d'azzardo online è stato superiore a quello offline, cioè a quello insomma fisico, ecco. Quindi è cambiato il settore gioco d'azzardo, siamo cambiati anche molto noi, si è cambiata la società, ma rimane un fenomeno molto molto forte e molto in espansione. Qualsiasi sia il gioco d'azzardo che giocate, chiedete a un matematico, vi sa predire il futuro, vi sa dire prima come va a finire. E non vi dirà che si perde sempre, perché non è vero che ci sono le vincite, ma le vincite sono meno delle perdite. Cosa banale. Ditemi quale gioco giocate, quanto spesso giocate, quanti soldi giocate e vi dico qual è il vostro futuro. Vi dico tra qualche anno quanti soldi avete perso. Ok, è tutto totalmente prevedibile, è tutto calcolato, è tutto previsto, punto. Non c'è stato, non c'è storia. Prima di inventare il gioco, dei matematici si mettono, li studiano e se è fatto bene l'esercizio, non c'è storia. Ok, torniamo a noi. Perché qualcuno vince? Insomma, si sentono sempre le storie di quelli che vincono. Il problema è che noi non sappiamo quanto è improbabile vincere. Allora, in questo momento faccio una parte piccolina della top 10, perché qualcosa devo tagliare, ok? Il fatto è che noi non sappiamo quanto è improbabile vincere. Ad esempio, fare 6 al Superenalotto, quale novità? Lo sapete? Sapete qual è la cosa interessante? È che chi se ne frega? Cioè, perché uno su, vabbè, numero grande scelto a caso, no? Pensiamo, cioè, qualsiasi sia il numero che io metto alla fine, voi cosa fate? Bene, fregatevi quel numero e pensate al 1 su. 1 su vuol dire che uno c'è. E se quell'uno c'è posso essere io, fine. Invece vediamo quanto è improbabile. Non fare sia su una lotta, ma morire in incidente stradale entro un anno. Qual è questa probabilità media? Ve lo dico io, 1 su 20.000. Qual è la probabilità di morire in aereo? In media. Quale qualità ciascuno di noi di morire entro un anno in un incidente aereo? No, non penso lo sappiate, ve lo dico io, 1 su 500.000. Adesso che avete visto questi due dati, però mi viene qualche riflessione su queste ultime due cose? Che tutti noi abbiamo paura dell'aereo, chi più chi di meno, e nessuna paura della macchina, giusto? Però dovrebbe essere esattamente il contrario. Cos'è questo? 12 aprile 2068, ok, fa qualche anno, 99942 Apophis è un grande meteorite. Si sta avvicinando alla Terra, qualcuno di noi non ci arriverà comunque, insomma, però qual è la verità che questo capiti? Una su 150.000. Le cose così improbabili di solito ce ne paghiamo. Potrebbe arrivare un meteorite adesso, colpirci e ucciderci tutti, giusto? È possibile. È possibile, sì, è possibile. Stiamo tutti attenti a Dio, adesso chissà se c'è il meteorite, adesso lo metto lì in controllo, no, giusto? E forse meno ce ne parliamo, diciamo, tanto non ci capita. Col gioco d'azzardo invece, ah, magari vinco io, ok? Facciamo esattamente il ragionamento opposto. Andiamo avanti, fare sia su una notte la probabilità di 1 su 622.614.630. Ok, va bene, ho capito, è improbabile vincere, ma qualcuno che vince c'è. No? E allora come me la spieghi sta cosa? La spieghiamo. La spieghiamo perché? Perché abbiamo scoperto che esistono delle cose che possono capitare, sono teoricamente possibili.
ma nella realtà sono praticamente impossibili. Chi fra di voi conosce Larry Folsom? Nessuno? Per due motivi: uno, è giocatore di golf, e chi cavolo segue il golf? Due, è davvero davvero scarso Larry Folsom, ok? Però guardate cosa fa il 24 luglio 2009. Prende la sua pallina, lancia la pallina, e la pallina va a questo. A te va vicino alla buca, ma non entrerebbe in buca se non fosse che... becca la pallina lasciata lì da un altro giocatore ed entra. Lui festeggia con un bambino, mi piace tantissimo l'amico che lo prende in giro, guardate quanto si spancia dalle risate. Tra l'altro scarsissimo, ha fatto buca con un solo colpo, ma grazie a quel colpo ha vinto una macchina. Tutto questo per dire che è vero che succedono quelle cose, sono altamente improbabili, ma date qualche centinaio, migliaio di anni a un sacco di gente, prima o poi succede la qualunque. Ora, il messaggio finale è questo: bisogna fare attenzione, ok? Video. Questo è un video molto famoso, con dei giocatori di basket. Adesso vedrete dei giocatori vestiti di bianco. This is an awareness test. Che si passano la palla tra di loro, questi. How many passes does the team in white? E questi sono dei giocatori vestiti di nero che si passano la palla tra di loro. Ora, quando schiaccio play, quelli vestiti di bianco si passano la palla solo tra di loro, quelli vestiti di nero solo tra di loro, dovete contare quanti passaggi si fanno ai giocatori vestiti di bianco. 0. 1. 2. 3. Continuate in silenzio. Ok, quanti ne avete contati? 13. 12. La risposta esatta è? 13. Ah. Ok, fine della conferenza? No, poi stessa. Cioè sì, giusto, tutto giusto, però sarebbe un po' deprimente, quindi se tutto così. Qualcuno ha visto qualcosa di strano? C'era un uomo travestito che passava. Allora, non si deve prima delle conferenze, ricordatevelo. C'è un uomo travestito che passava di qua, che camminava all'indietro. Cioè, l'avreste visto, no? Un uomo che camminava all'indietro, ma poi era vestito normalmente. No, come era vestito? Costume da gorilla. Costume da gorilla? Tutto bene? Sì. Cioè, quindi mi stai dicendo che mentre io ho detto fate tutti attenzione e tutti voi stavate facendo attenzione, giusto? Tutti? Sì. Qua è passato un uomo vestito da nero, vestito da gorilla, da osso, per la precisione, che camminando all'indietro è arrivato fino a metà schermo, poi si è messo a ballare come uno scemo e poi facendo come faceva Michael Jackson, che mi parlo non lo so fare, abbiate pazienza, facendo moonwalk e camminando ed è uscito di qua. Sì, è successo esattamente questo. Ok? Voi non l'avete visto? Allora, chi ha visto il video? L'ha visto, lo sa. Ok? Adesso prendiamo indietro il video, ve lo faccio vedere. C'era, lo vediamo. Chi ha visto il video? Ha contato i passaggi? No. Qual è la cosa interessante? Che noi esseri umani non siamo bravi a fare due cose insieme. Non ce la facciamo, noi esseri umani maschili neanche una. Ok? Però gli esseri umani in generale due cose non le sanno fare insieme. O dedichiamo attenzione a una cosa o a un'altra. Chi non ha visto il video ha fatto quello che ho chiesto di fare, contare i passaggi, 13 bravi, 12, 30, non so, facevamo, eravamo sul pezzo, ok? Chi l'aveva già visto faceva attenzione all'osso, perché sapeva che c'era qualcosa strana e non sapeva contare i passaggi, ok? Il valore della favola è questa, dovete fare molta attenzione, noi esseri umani non siamo bravi a fare attenzione, nel gioco d'azzardo c'è una banale cosa, si perde, fine, punto. Tutti gli altri sono dei distrattori, le piccole vincite, le quasi vincite, le grandi vincite, che ci fanno di perdere di vista l'unica cosa importante. Non ci conviene, fine. Tanto soldi, non c'è storia, non c'è scampo. Hai visto l'osso che ballava facendo moonwalk? Andiamo indietro, stavamo guardando i passaggi. Uno, due, tre, signore e signori, ecco a voi, osso. Prende, balla, se ne va e noi non ce l'avamo. Fate molta attenzione. Grazie mille. Beep, 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 beep.
E siamo arrivati in chiusura della puntata di questa settimana. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati con noi in questo sabato sera a parlare di sociale. E come sempre, adesso, prima della sigla di chiusura, lasciamo la parola a Silvia Forasassi di Volontà Romagna, che ci racconta le news e gli appuntamenti di questo fine settimana e della prossima settimana dal mondo delle associazioni e del volontariato. Buona serata. Oggi partiamo subito con un appello di Avis Forlì, che però riguarda tutto il territorio della Romagna. L'associazione promuove infatti una campagna per la raccolta e la donazione di plasma. Nonostante i dati incoraggianti, infatti, che evidenziano una tendenza e un aumento nelle donazioni, il risultato dell'autosufficienza non è stato raggiunto né a livello di area vasta Romagna né a livello regionale e nazionale. Chi quindi si volesse mettere in gioco come donatore di plasma deve avere un'età compresa dai 18 ai 65 anni e un peso superiore ai 50 kg e può chiedere informazioni alle Avis comunali del proprio territorio. Venendo invece agli appuntamenti nella provincia di Rimini, continua il Festival di Alcantara, dove protagonisti sono i nostri ragazzi e ragazze, dal titolo Filo per filo e segno per segno. Sono tanti gli appuntamenti che si prolungano proprio anche nel mese di giugno, sono divisi in 4 categorie. Abbiamo incursioni urbane nella natura, laboratori e installazioni, incontri e proiezioni e un momento dedicato a 160 ragazzi che si raccontano e si mettono in gioco. Il filo conduttore è il tema casa. Con le mani in pasta, invece, l'iniziativa promossa dall'associazione Tana Libera Tutti presso la propria sede a Nova Feltria, dedicata a bimbi dai 5 ai 10 anni. Si tratta proprio di pomeriggi di immersione nella natura, alla scoperta delle meraviglie del bosco e del fiume. Chi volesse partecipare, l'appuntamento è il giovedì dalle 15 alle 18. Le prossime date in calendario sono il 18 e il 25 maggio. Sempre per gli appassionati della natura, sguardi sulla Valconca il 13 maggio insieme a WWF Rimini e all'associazione Terre del Monastero di San Gregorio. Si andrà alla scoperta delle orchidee selvatiche e spontanee insieme ai nostri volontari. L'appuntamento è alle 14.45 nella piazza del comune di Villa Grande di Monte Copiolo. La partecipazione è gratuita. Sempre per gli amanti del trekking, spostandoci però in Val Marecchia, torna Sentieri Animati, ormai la tradizionale escursione promossa da Una Goccia per il Mondo per raccogliere fondi a sostegno della propria attività. L'appuntamento è il 14 maggio col ritrovo alle 9.45 nel parcheggio sottostante il paese di Montebello. Digitale, bambini e ragazzi è un tema sicuramente che sta a cuore a tutti i genitori. Ecco perché il Dipartimento di Dipendenze Patologiche del Distretto di Riccione lunedì 15 maggio promuove un incontro proprio dedicato ai genitori. L'incontro si terrà online dalle 20.30 alle 22.30 e si parlerà di dalle regole alla regolazione, la gestione del digitale nella quotidianità. Per iscriversi basta mandare una mail a giulia.rotatori@houseromagna.it. Sempre di salute e di benessere, ma trattando un tema completamente diverso, si parlerà venerdì 19 maggio presso la sede di Arbor Vite a Rimini. Il tema è la dieta vegetariana in compagnia di Alessandra Spini. L'incontro è gratuito, ma è necessaria l'iscrizione presso la segreteria. Venerdì 19 maggio invece al chiostro del Ponte del Cinema Tiberio un appuntamento insieme a Vite in Transito. Si farà infatti un aperitivo gustando i piatti di Alessandra De Rosa accompagnati dalla musica Beck Dahlia e Goldstone. Alle 20.30 poi la proiezione del video con le storie autoprodotte dalle volontarie. Venendo agli appuntamenti invece nella provincia di Forlì Cesena,
Segnaliamo subito un bando dell'Unione Valle del Savio che sta cercando enti del terzo settore interessati a proporre progetti utili alla collettività, dedicati a beneficiari di reddito di cittadinanza che non sono immediatamente impiegabili nel mondo del lavoro. Continua poi il concorso Urgonautiche, promosso dall'associazione Pro Rubricone APS, per raccogliere testi sulla natura, agresti, bucolici. La scadenza è il 14 agosto 2023. L'associazione romagnola Ricerca Tumori, ricordiamo invece che promuove un servizio ambulatoriale di primo livello presso la propria sede in via Cavalcavia a Cesena per la prevenzione delle patologie maligne del cavo orale. Per accedere basta chiamare la segreteria allo 0547 29 12 5. Gemellaggio con l'Abruzzo, invece, insieme all'associazione Qualcosa di Grande per il Piccoli, a Ruffio di Cesena il 20 maggio. Ci sarà proprio una festa per gustare le specialità tipiche abruzzesi e contemporaneamente sarà un'occasione per sostenere l'associazione nelle sue attività. Dal 20 al 23 maggio invece il Comitato per la lotta contro la fame del mondo promuove presso la propria sede in via Largo Annalena Tonelli a Forlì un mercatino dell'usato. Ce n'è veramente per tutti i gusti, mobili, oggetti, giochi, utensili utili per la casa, libri, quindi insomma ci si può veramente sbizzarrire. Sempre nella stessa sede, il Comitato, questa volta in collaborazione con la Carità diocesana di Forlì Bettinoro, promuove dal 10 al 17 di giugno un campo, il campo Shalom, un campo estivo per ragazzi e ragazze di seconda e quarta superiore. Chi fosse interessato a partecipare, attenzione però perché la scadenza è entro il 22 maggio. Concludiamo con gli appuntamenti nella provincia di Ravenna. Get In è il progetto in cui collabora anche l'associazione Pi Greco Apprendimento APS per coinvolgere ragazze di quinta superiore nel mondo della innovazione tecnologica dell'industria faentina. Il percorso verrà presentato mercoledì 17 alle 18 in piazza Cavour, in via Cavour 37 a Faenza ed è completamente gratuito per le studentesse. Restando a Faenza, ma spostandoci in Corso Mazzini 150, il Centro di Aiuto alla Vita propone due incontri mercoledì 17 e 31 maggio dalle 10 alle 12 per parlare di salute e minori. Due poi segnalazioni per chi avesse voglia di mettersi in gioco e fare volontariato. Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni per il corso rivolto a volontari che si occupano di interventi post-diagnostici a favore di persone con demenza. Il corso è promosso dalle associazioni Alice, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson in collaborazione con l'ASL. Sono tre le lezioni in programma che si terranno il venerdì dalle 9 alle 12. Le date sono 19 maggio, 9 e 6 giugno. Chi invece non vuole mettersi in gioco ma non conosce ancora bene il mondo del volontariato, un'occasione data dall'associazione TVM Ravenna che il 22 maggio nella sala Buzzi proietterà il documentario Volontariato, una passione e un impegno. Protagonisti saranno proprio i volontari di 11 associazioni che racconteranno e che cosa significa per loro fare volontariato e che tipo di attività svolgono in associazione. Quindi un'occasione per conoscere diverse realtà del territorio di Ravenna. L'associazione femminile maschile plurale invece organizza la cura come valore sociale e principio organizzativo. È un tema, secondo l'associazione, che sta alla base di un assetto socio-economico di tipo etico. L'appuntamento è a Ravenna, in presenza e online, venerdì 26 maggio e il 27 e sabato 27 maggio. Ultimo appuntamento, continua il concorso Terza Età ma non troppo, promosso da Hauser Ravenna DV Circolo di Lugo. L'obiettivo è quello proprio di dare un'immagine dell'invecchiamento di tipo attivo, quindi ritrarre i nostri nonni nel momento in cui si sbizzarriscono, si divertono, fanno festa, quindi un po' andare a scardinare lo stereotipo che molti potrebbero avere sull'anzianità. Per presentare le
le proprie foto, la data, la scadenza è il 21 luglio, mentre le premiazioni si terranno in ottobre. E come sempre ricordo che chi volesse riguardare gli appuntamenti che abbiamo segnalato li può trovare tutti nel sito di volontaromagna.it, menu appuntamenti. Chi volesse invece segnalare una notizia da presentare all'interno della nostra rubrica può scrivere a redazione@volontaromagna.it. Grazie a tutti. Beep, beep, give it a one more.